Questo è un test sierologico rapido per individuare se uno ha sviluppato gli anticorpi per la SARS-CoV-19. Si basa sulla rilevazione di due tipi di anticorpi, per cui la IgC e IgM. Sono arrivati anche nelle farmacie aretine i test sierologici rapidi autodiagnostici da effettuare dunque a casa per verificare la presenza in atto pregressa di infezione da coronavirus. Basterà così una piccola puntura sul polpastrello, qualche goccia di sangue e in 10 minuti sul display apparirà il risultato con delle linee rosse. Il test è basato sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG. IgG sono i primi anticorpi che si sviluppano al momento della prima infezione, cioè quando uno è venuto appena a contatto con il virus. Per cui se questi qui risultano positivi vuol dire che la nostra infezione è un'infezione molto recente. Mentre gli altri si sviluppano dopo che la malattia è stata contratta o nel momento in cui l'infezione è in atto. Per cui se viene positivo anche questo vuol dire che siamo infetti. A questo punto qui, se il risultato del nostro test, che è un test molto semplice, che si basa su una piccola puntura del dito, c'è una cannulina qui che si vede, non si vede molto bene, ma insomma per capillarità aspira il sangue e poi si mettono in questi due rilevatori e si va a osservare quello che viene. Se viene negativo vuol dire che non siamo infetti o comunque l'infezione ancora non si è manifestata. Se viene positivo bisogna immediatamente contattare il proprio medico di famiglia per poter poi attivare tutte le procedure del caso. Ecco, l'appello vostro è alla responsabilità a questo punto. Sì, certo, alla libertà che ogni cittadino avrà di acquistare questi test rapidi presso le farmacie pubbliche e private. Anche se l'approvvigionamento non è così semplice, comunque ora un po' ce ne sono nelle varie farmacie di Arezzo, ma la responsabilità soprattutto del cittadino, quindi libertà e l'altra faccia è la responsabilità che in caso di positività di avvertire o il proprio medico di famiglia o l'ASL, proprio perché devono servire a dare una tranquillità a questi test, una tra virgolette comodità ai cittadini, ma allo stesso tempo servono alla comunità in caso di soprattutto di positività, perché vengano attivati tutti quei protocolli necessari per salvaguardare la salute del singolo cittadino che ha fatto il test, ma anche della comunità. Ecco, in un futuro una tracciabilità potrebbe avvenire anche all'interno delle farmacie? Il tema delle farmacie è sempre, come dire, sul piatto. Penso alla discussione a livello nazionale anche in ordine alla vaccinazione anti-Covid, da fare o non fare le farmacie. Le farmacie dipendono da quelle che sono le decisioni a livello nazionale per certi versi e a livello regionale per altri. Sicuramente le nostre farmacie, le farmacie di tutto il territorio di Arezzo, le comunali e le private, ripeto, non è una questione di concorrenza fra le une e le altre, sono sicuramente pronte a rispondere alle varie decisioni che però competono ad altri organi.